A Livella è una poesia in napoletano di Antonio De Curtis, in arte Totò. Quindi si tratta di un attore famosissimo, interprete di più di 100 film, che è una colonna, diciamo, della nostra storia del cinema, della commedia italiana. E questa poesia è comunque un capolavoro della letteratura napoletana e quindi in generale, io direi, della letteratura italiana, anche se la letteratura napoletana è una cosa diversa, giusto, dalla letteratura italiana. Perché, insomma, la letteratura italiana è in un certo senso la letteratura in toscano, se vogliamo, no? Il toscano che poi è diventata la lingua italiana. Questa invece è in un'altra lingua. Attenzione che certi dialetti hanno davvero la dignità di una lingua e hanno una loro storia della letteratura. Ad esempio, pensate alla storia della letteratura milanese, con esponenti altrettanto importanti, no? Da Bonvesin della Riva fino a Carlo Porta. Ecco, stavo dicendo, interessante anche per la forma, perché alterna il tono colloquiale che è riferito a Gennaro, Gennaro Esposito Netturbino, invece il tono aulico che è quello del marchese. A parte l'alternarsi di toni, dicevamo, da quello colloquiale a quello aulico del marchese, direi che la poesia è molto importante soprattutto per il contenuto, perché è una riflessione, insomma, sulla morte. E sicuramente quello della morte è un tema piuttosto intenso, profondo e che potrebbe essere anche grave, serioso, eccetera. Eppure lui riesce ad affrontare questo tema in un modo quasi umoristico, quasi ironico, quindi leggero, tra virgolette, perché lui è un comico, senz'altro. Ma attenzione, non si tratta di una leggerezza superficiale, perché ci aiuta comunque a riflettere su una cosa fondamentale, ad esempio, cioè che la morte appunto è qualcosa che livella, cioè che uguaglia tutte quante, mette, voglio dire, sullo stesso piano, volevo dire, tutte quante le persone, indipendentemente dalla loro provenienza sociale, cioè indipendentemente dal fatto che uno sia uno spazzino, insomma, come Gennaro, o sia un marchese, quindi un nobile, cioè di fronte alla morte comunque tutti quanti sono uguali. È una cosa, voglio dire, che sembra abbastanza lapalissiana, ma non sempre è così, quindi vale la pena comunque di riaffermarla, di metterla a tema. E quindi abbiamo da una parte il tentativo di sdrammatizzare il tema, la tematica che è piuttosto forte, profonda, eccetera, perché comunque la morte è brutta, ma ha un pregio, quello che è uguale per tutti. E anche se nella vita uno ha goduto di onori, di privilegi come marchese, e un altro invece ha vissuto una vita di stenti, di difficoltà, un poveraccio come Gennaro Esposito di Insuccessi, la morte non fa sconti a nessuno. Tutti questi due hanno lo stesso spazio, sono nello stesso luogo, uno a fianco all'altro, nel cimitero. La morte ha in sé un concetto di eguaglianza che non ha riscontri in nessuna situazione, agisce quindi come una livella. E allora c'è il problema, che è un grosso problema sociale, cioè che noi vogliamo l'uguaglianza, lo affermiamo nell'articolo 3 della Costituzione, ma poi non lo mettiamo in pratica. Il signor Marchese è un nobile che, come vedrete, adesso la leggerete nella poesia, si può permettere di avere una tomba con tutti gli onori. Cannele, cannelotte, se illumine, come a dire, quindi che sono quelle tombe monumentali dove piene di fiori, oppure di lumini che stanno a indicare che ci sono tante persone che si ricordano di lui, una cosa sfarzosa, eccetera. Ma comunque, di fronte alla morte, è sullo stesso piano di Gennaro. Adesso è più chiaro. Ogni anno, il 2 novembre, c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuno l'ha da fa' che sta crianza, ognuno ha da tenere che stu pensiero. Ogni anno, puntualmente, in questo giorno di questa triste e mesta ricorrenza, anch'io ci vado e con dei fiori adorno il loculo marmoreo e zi Vincenza. Stanno m'è capitata un'avventura dopo d'aver compiuto il triste omaggio. Madonna, si ci penso, che paura! Ma poi facette un'anima e coraggio. Ho fatto chista,
Statemi a sentire. S'avvicinava l'ora da chiusura. Io, tomo tomo, stavo per uscire, buttando un occhio a qualche sepoltura. Qui dorme in pace il nobile marchese, signore di Rovigo e di Belluno, ardimentoso eroe di mille imprese, morto l'11 maggio del 31. O stemma guagurona, ngoppa a tutto, sotto una croce fatte lampadine, tre mazze rose, con una lista e lutto, cannele, cannelotti e sei lumini. Proprio azzeccata la tomba, stu signore, c'è stava nata tomba, piccerella, abbandonata, senza manco un fiore, per segno solamente una crucella. E in coppa a croce appena si riggeva, Esposito Gennaro, né Turbino. Guardandola, che pena mi faceva, sto morto senza manco un lumino. Questa è la vita, in capo a me pensavo, chi ha avuto tanto e chi non ave niente. Stu povero Maronna s'aspettava che pure alla domanda non pezzente. Mentre fantasticavo stu pensiero, s'era già fatta quasi mezzanotte, e il rumanetti chiuso prigioniero, morte paura, nanze cannelotte. Tutto a un tratto, che vega lontano, doi ombre avvicinasse a parte mia. Pensai, stu fatto a me mi pare strano, stongo scetato, dormo, o è fantasia? Ate che fantasia, era un marchese, co tubo, a caramella, co pastrano, chillato appresso a esso un brutto arnese, tutto fetiente e con una scopa in mano. E chillo certamente è Don Gennaro, o morto poverello, o scupatore. In tasto fatto io non ci vego chiaro. Son morte e si ritirano a quest'ora. Potevano sta a me quasi a nu palmo, quando un marchese se fermai e botto. Savota e tomo tomo, calmo calmo, dicette a Don Gennaro: giovanotto, da voi vorrei saper, vile carogna, con quale ardire e come avete osato di farvi seppellir per mia vergogna accanto a me che sono un blasonato. La casta è casta e va sì rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura. La vostra salma andava sì inumata, ma seppellita nella spazzatura. Ancora oltre sopportar non posso la vostra vicinanza puzzolente. Fa duopo quindi che cerchiate un fosso tra i vostri pari, tra la vostra gente. Signor Marchese, non è colpa mia. Io non avesse fatto che stu torto. Mia moglie è stata a fa sta fesseria. Io che potevo fa se ero morto? Se fosse vivo ve faria contento, pigliasse a casciulella, cui quattross, e proprio mo, o da sto momento, me trasesse d'intanata fossa. E cosa aspetti, o turpe malcreato, che l'ira mia raggiunga l'eccedenza? Se io non fossi stato un titolato, avrei già dato piglio alla violenza. Fammi vedere, piglia sta violenza. A verità, Marchè, me so scucciato e ti sentì. E si perda pazienza, me scordo che sono morto e sono ammazzate. Ma chi ti crede d'essere, un Dio? Cadindo, vuoi capire che assieme è uguale, morto sì tu e morto so pur io, ognuno come nato è tale e quale. Lurido porco, come ti permetti paragonarti a me che ebbi natali illustri, nobilissimi e perfetti, da fare invidia a principi reali? Tu, qua Natale, Pasqua e Epifania, tu vuoi mettere in capo in ta cervella che stai malata ancora e fantasia? A morte, o sai, che re è una livella, nu re, nu magistrato, nu grand'omma, trasse ne stu cancello a fatto punto, ch'ha perso tutto, a vite pure un omma. Tu non t'è fatto ancora che sto conto, perciò stamma a sentì, non favore stivo, sopportami vicino, che te importa? Sti pagliacciate e fanno solo i vive. Noi siamo serie, appartenimmo alla morte. Io vi ringrazio sinceramente. Ecco, mi chiedevate, alcuni mi chiedevano che cos'è la livella. La livella è uno strumento di misura utilizzato per determinare la pendenza di una superficie rispetto a un piano orizzontale di riferimento. Se voi vedete adesso la figura, secondo me,
riuscite, è la bolla, ah sì, esatto, viene chiamata anche bolla, è uno strumento proprio usato in edilizia, vedete? Per fare liscia una superficie. È praticamente il titolo della poesia, sta a indicare che la morte livella tutto quanto, mette tutto quanto sullo stesso piano, cioè mette tutti sullo stesso piano. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.